Eccoci sull'asse viario di Milazzo e stiamo andando verso l'autostrada. L'ANAS nei giorni scorsi ha ultimato i lavori delle rotatorie che da più parti venivano invocati proprio per regolamentare l'accesso ai caselli. Un'area troppo pericolosa per le auto, ma diciamo l'ultimazione di questi lavori, costati oltre 1 milione di euro, hanno lasciato l'amaro in bocca e addirittura dal sindaco Carmelopino alla CGIL praticamente hanno chiesto un intervento dell'ANAS per modificare la viabilità. Ma cosa è successo? Noi stiamo per arrivare sul posto. In sostanza, al semaforo che regola l'incrocio dove negli anni scorsi, insomma, ci sono stati diversi incidenti, anche alcuni molto seri. Praticamente sono stati piazzati dei New Jersey che impediscono l'accesso all'arteria che conduce ai caselli autostradali. In sostanza, invece di andare dritto, noi ora dobbiamo svoltare a destra. Come vedete, l'area è delimitata da New Jersey che impediscono il cambio di corsia. Dobbiamo andare verso, ritornare, diciamo, verso Olivarella, verso Milazzo, percorrere una nuova rotonda, stando attenti a non investire nessuno, girare, ecco qui. Ecco Corriolo, benissimo. E poi imboccare nuovamente la strada che dovrebbe condurre ai caselli autostradali. Come vedete, qui non ci sono più semafori, non c'è più l'incrocio. Però, insomma, chi deve fare più volte questa strada per motivi di lavoro, per motivi, diciamo, perché vive da queste parti, deve raggiungere i centri commerciali, probabilmente non è una scelta idonea e insomma, è facile da fare. Ecco, noi ora riprendiamo di nuovo l'ennesima rotonda e poi ritorniamo indietro. Una scelta contestata dal sindaco Carmelopino, una scelta contestata dalla CGIL. Dobbiamo ammettere, insomma, che non è una cosa molto, non è una scelta, diciamo, viaria molto, molto lineare, insomma, un po' farraginosa.